Keller. Le squadre di Crom sono... E io porto fortuna invece, sì. Quella lampanato là in fondo. Sì, 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 che cosa porta fa? Che male. Perché, cosa è successo? Se continua così ritorno sulla testa. Ma perché, cos'è che le va storto qui sulla testa? Caro, non sono cose da dire in televisione. Saranno fatti suoi allora. Certo. Ciao, rispondi. Ha risposto. Ma questi qua sbagliano i numeri. Via l'immagine. Attenzione, guardate questo grande protagonista dello spazio, si tratta di Capitan Futuro, quel personaggio vicino che si chiama Otto, è un nemico o un amico di Capitan Futuro? Via, vale un punto di... che cosa c'è? E Otto e Bernelli? No, Otto, si chiama Otto di nome, Schuba, non è che è Otto perché... ritira, stop al tempo! Allora attenzione... I campioni in carica, i fantasy, mi dicono amico, loro mi dicono friend. Amico, risposta esatta, bravissimi. Numero. Gio. Vengo. 9. Ciao. 6. Come? 9 voi avete scelto. E mentre voi? 6. Cosa c'è, giudice arbitro? Gio. Sì. Ho appena ricevuto un telex. Cosa è successo? Mi hai detto sì. Che adesso... È arrivata per chi segue i programmi di Rete A. Sì. La Lia. La Lia. Sì. La cartomante. La cartomante Lia. Quella che prevede il futuro, il passato e il remoto. E mi fa le carte a me? Sì. Va bene, allora dov'è? E lo mettiti nell'angolo degli occhi. E devo sempre andare dall'altra parte. Sì, l'angolo degli occhi. Mi fa fare questi sforzi fisici che non è proprio adatto nelle condizioni che mi trovo. Bravo, bravo. Mi raccomando, Gio. Sì, forza, vediamo. Presenta la Lia in sì. Una maniera... bella. Sì, allora scesa da un pianeta, il pianeta dell'astrologia, la nostra carissima Magalia. Le è piaciuta? No, ma falla con più convinzione. Sì, allora sì. Qui a Space Game, stranamente ospite del nostro programma spaziale, la cartomante Lia. Sì. Se l'astrologa Lia è sintonizzato in questo momento con noi, Ghigno, ma cosa, ciao, vai giù. Ma bravo. Non è Ghigno, è Lia. È Ghigno, vai giù. È Lia. Allora, ma quale Lia? Ecco, ci sono anche degli strani interventi. Allora, cos'è successo? Vabbè, batto la testa. Ma chi è questo? Giudice arbitro, mi chiama lei questa persona? No, è il mistero dell'occulto. È un mistero? Dell'occulto. Dell'oculista? Dell'occulto. Ah, dell'occulto. Elia, dagli una mano che te la legge. Sì,